Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video e finalmente faccio un video haul. Mi sono un po' sfiziata, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Allora, parto col dirvi il rossetto che indosso perché è talmente bello che sono sicura che mi chiederete il colore. Ed è un rossetto, vedete, della MAC in stick e si chiama Girl About Town. È praticamente un fucsia freddo meraviglioso. Considerate che adesso sto con la luce naturale, quindi quello che vedete è realmente. Allora, ho fatto un po' di shopping online da Douglas, Sephora, che non so perché non ha il logo alla scatola, e poi questo super mega pacco che è il primo che vado ad aprire. Le chicche ve le lascio alla fine. Se vi piacciono i video haul, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Questo pacco viene da Pink Panda, dove ho acquistato sostanzialmente perché avevano tante offerte. I prezzi ve li scriverò in sovraimpressione perché se non c'è la fattura non me li ricordo. Lo sto aprendo in maniera un po' brutale. Non ho tutti quei bei taglierini fighi delle altre youtuber, ma lo sapete che sono un po' casereccia. Comunque ho acquistato su Pink Panda, dicevo, perché c'erano tantissime promozioni, tantissimi prodotti scontati, in più una mystery box contenente dai 3 ai 5 prodotti, tutte full size, quindi nessun campioncino, nessun mini taglia. Del valore di 30 euro, quindi praticamente io ho speso una cosa come 40 e mi sono portata a casa 30 euro. Però voi potete spendere 30 e ricevere anche altri regali di 30. Poi non lo so, mi piaceva l'idea di una mystery box. Allora, il pacco vi arriva incartato, vedete, con una busta di carta semplice e poi è tutto protetto dal pluriball. Basta, andiamo con la consistenza che abbiamo parlato già troppo. Allora, parto con questa che è la mystery box Back to School. Carinissimo il packaging, si apre tipo busta dei cereali, se si apre. Allora, in primis abbiamo uno smaltino carinissimo della Revolution, il colore è Silk ed è un colore naturale rosato. Questo è proprio un colore tipo French, lo definirei, un po' rosa lattiginoso, molto carino ed è effettivamente perfetto per il Back to School perché comunque è un color carne. Poi c'è un rossetto tutto glitterato che non si capisce il marchio. Adesso lo andiamo a aprire. Questo è il numero 2, della Weibo, che è un brand che io non ho mai provato. È un brand super low cost e il packaging di questo è tutto, vedete, glitterato, simile ai rossetti di MAC. Il colore è questo, che non è di mio gradimento, quindi evito di utilizzarlo. È tipo un rosa tutto perlato e lo darò alle mie cuginette, a una delle mie cuginette che vanno a scuola e magari può essere un colore un po' più per loro. Poi ci sta questa qui che è praticamente una jelly face mask vegan friendly, 97% di ingredienti di origine naturale. Eccolo qui il prodotto, è molto interessante. Questo è di We Are Kind Nature ed è alla ginseng e melograno come fragranza. Questo sicuramente la proverò. Buonissimo l'odore ed è proprio, vedete, un gel. Per ora due prodotti su tre mi piacciono. E l'ultimo prodotto, quindi io ne ho trovati quattro anziché tre o cinque, è una palette nude. Carinissima il packaging, eccola qua. Tanto io di palette ne ho poche, quindi una in più mi serviva. Sarò la donna sepolta in casa dalle palette, raga. Guardate comunque che carino il packaging esterno. All'interno ci sono 13 grammi di prodotto e la palette si presenta così. Sembra praticamente la Naked, quella rosata. Se non erro è la 3. Molto carina. Questa è carina secondo me anche come pensiero, tipo a Natale, così. È molto carina. E quindi vabbè, diciamo che tre prodotti su quattro sono stati di mio gradimento. Passiamo ai miei acquisti. Allora, di Revolution volevo tantissimo riprovare un po' di prodotti Revolution perché è da tanto che non li provo. Ho preso queste spugnette che sono in collaborazione con Friend. Non so se lo conoscete, comunque è uno dei miei telefilm assolutamente preferiti. Queste sono due spugnette perché mi sta riprendendo la voglia di truccarmi con i prodotti tipo fondotinta e correttore con le spugnette. Prima ero passata dalle spugnette i pennelli, adesso sto ritornando. La cosa carina è che ci hanno scritto: io non so se metterà mai a fuoco Friends Revolution. Poi c'è lo specchio. Invece, in questa rosa c'è tipo un'aragosta ed è rosa, cioè alla fine sono anche molto fluffy. Le proverò sicuramente e vi farò sapere. Poi mi sono presa
un correttore, questo qua è sempre di Revolution ed è la colorazione C1. Allora, qui ci sta scritto che è un correttore, vabbè, Ultimate Coverage Crease Proof Concealer, è praticamente un correttore waterproof, almeno così viene definito, però ovviamente non lo so. Il packaging di questo correttore è questo qui, pagato 7,99 € ed è praticamente un correttore, diciamo, simile, ecco qua il colore C1, simile ai fondotinta, se così possiamo dire. C'è tantissimo prodotto all'interno, è molto corposo al tatto come correttore, infatti ho un po' paura che evidenzi le pieghette. È molto di una pasta molto consistente, ecco, diciamo, non è molto cremoso. E stavo dicendo, questo qui ha ben 12 grammi, quindi vi durerà un casino. Lo proveremo. Poi ho preso un fissatore spray, questo qua sempre di I Love Revolution, ed ha il tappo, poi ha un altro tappo in plastica, e questa è la pompetta che ha. Ora lo proviamo. Allora, lo spruzzo, sì, da lontano, vaporizza, ok? E la fragranza che ho preso io, questa qua è per dare un tocco illuminante al viso, perché soprattutto in inverno, insomma, la pelle è un po' più grigiastra, spenta, ho voluto prendere questo, chissà se darà effettivamente un tocco, ecco, illuminante al nostro viso. Questa è la Pink Grapefruit, che se non erro dovrebbe essere il pompelmo. C'erano davvero tantissime fragranze. Io il pompelmo non lo amo, però mi ispirava il fatto che era illuminante. Ci stanno veramente tantissime fragranze. Vi invito a dare un'occhiata se cercate un prodotto del genere, perché comunque, insomma, costa pochissimo, ecco. Il pezzo forte ve l'ho lasciato alla fine ed è praticamente questa qua. Guardate che figo il packaging nel quale viene incartato. È sempre della linea Friend e questa è una palette viso per il contouring. Effettivamente io mi aspettavo una cosa molto più piccola. L'unica pecca è che occupa davvero tantissimo spazio. Ecco, questa è la pecca. Allora, ogni cialda è da 2,8 grammi, quindi si può tranquillamente finire. E il packaging è praticamente una tazza da caffè, da cappuccino, Central Perk, Friends for Revolution. Questa è light to medium la colorazione. La cosa che mi ispirava è che aveva uno specchio, e queste sono le cialde protette dalla vetrina. Hanno alcune incise proprio la tazza del caffè. Eccole qua, guardate. Allora, mi piace perché praticamente ha questi due abbastanza caldi, questo freddo, insomma, veramente gli illuminanti, la cipria. È molto molto figa e anche esteticamente, cioè, da esporre. Raga, vogliamo mettere? Top. Non lo so, mi piaceva un casino. È illuminanti comunque da contour, illuminanti cipria e terre. Guardate anche un po' lo spessore, non è proprio piatta. Boh, mi piaceva, adoro. Passiamo al pacchetto di Sephora. Allora, mi hanno messo due campioncini, che non erano quelli che ho richiesto io, ma vabbè, già tanto che li ha messi Sephora perché loro sono così. Ha messo la Hoola e poi questa qui che è di Drunk Elephant, un siero. Vabbè, almeno questo è interessante perché è un brand che non ho mai provato. Ah, c'è un terzo campioncino, attenzione, mi sa che hanno sbagliato pacco, di Prada. Questo dovrebbe essere un profumo. Ah, in tutto ciò io neanche l'ho swatchata questa. Vediamola insieme, gli swatch. Sì, scrive. Prendiamo i chiari. Sì, scrive molto. Secondo me alcune cialde possono andare bene anche per fare un trucco occhi, tipo questo marrone è bellissimo, è anche l'oro. Andiamo a vedere il... Mamma mia, il rilascio di colore, raga. Guardate, è altissimo. Vabbè, questo è un colore nude. Ci piace. Torniamo da Sephora. Ho preso una palette strana. Ed è una palette di Huda Beauty che io avevo visto in un video di Martina Little Snake 90, che stava in sconto tipo a 21 da 30,90, quindi ho detto vabbè.
La prendo anche perché ho comprato tutte le UDA a prezzo pieno perché UDA non è mai scontabile. Ho detto una volta che è scontabile che fai almeno un pezzo non te lo prendi. Ce ne sono diverse. Io ho preso la Khaki AIDS Obsession. Allora, il packaging esterno è molto bello, ma a me in generale le palette di UDA piacciono tantissimo. Allora, la qualità in generale delle palette UDA a me piace, cioè chi si lamenta a me piace. La Khaki è questa qua, l'ho voluta prendere ragazze perché effettivamente ha dei colori diversi, non è sempre la solita calda che va adesso e quindi l'ho voluta prendere. Mi ispirano soprattutto il colore centrale, è setosissimo al tatto ed effettivamente questi tutti brillantinosi. Guardate che belli, sembrano scrivere, sì, li stavo mettendo sul correttore anche abbastanza. Prendiamo anche l'oro, dai. L'unica cosa è che gli cambia un pochino il colore alla cialda quando li prendete. Guardate che bello pure questo. Boh, a vederla così ispira. Poi chiaramente la devo provare. Cioè, un conto è magari lo swatch e un conto poi è... Ecco, tipo questo è quasi inutile, non si vede questo qua. Quindi, questo, scusatemi, con sto dito poi è una cosa scena. Vabbè, comunque la devo provare e vi farò sapere. Sicuramente in un vlog, raga, mi truccherò con questa. Quindi, se vi va, seguite i miei vlog. Ultimo pacchetto Douglas o Douglas, non so come si dica. Io ho sempre detto Douglas. Allora, ci sono due campioncini che non ho scelto e sono due profumi. Uno di questo brand, tra l'altro è uno di quei profumi che ho regalato a mia sorella un anno per Natale ed è buonissimo. E poi Dolce & Gabbana Light Blue, che non ho mai provato, però mi è sempre incuriosito perché se ne sente parlare tantissimo. Ho preso un pezzo di Dior Backstage. Allora, io è da tanto che mi sfrego le mani per non comprare questa linea. Vorrei tutto, cioè vorrei la cipria, il fondotinta, la palette viso, la palette occhi, quindi ho sempre resistito e questa volta ho detto: senti, le togliti un ospizio, insomma, un regalo, me lo sono voluta fare e ho scelto una palette. In realtà io credo che comunque, a parte vabbè, piccola, infatti all'interno ha 10 grammi e sono 9 ombretti, quindi comunque sono pochi la quantità per ogni singolo ombretto, però non lo so, ho detto la voglio, mi piace tantissimo il packaging, raga, cioè sa proprio, non lo so, è nella sua semplicità mi piace veramente tanto. E la colorazione che ho preso io è la 01 Warm Natural, non volevo quella calda, l'altra era troppo grigietta, quindi ho preso quelli neutri, che sono quelli che porto di più, quelli altri erano freddi e caldi, io ho preso la neutra, che poi in realtà non sono 9 ombretti, ma questo qui è praticamente cremoso e dovrebbe essere il primer. Allora, ora swatchiamo insieme. La cosa carina, guardate come vado delicata, è che praticamente ha tutte le cialde stampate con scritto Dior. Tra l'altro Dior, vabbè, piccole accortezze. Si vede che non acquisto tanto make-up da molto tempo, quindi apprezzo ogni singola cosa. Allora, il rilascio di colore, ve lo faccio vedere qua. Il primo l'ho già fatto, comunque. Diciamo che per averne preso poco, scrivono, vedete? È molto bella, sono onesta, mi piace molto di primo impatto, così poi ovviamente mi riservo di parlarvene. E questa l'ho pagata scontata, 38 euro tipo, e veniva più di quasi 49, insomma. Douglas c'ha tutta la linea Dior Backstage scontata, quindi se volete acquistare qualcosa approfittatene adesso. E tra l'altro, se avete provato questa linea, fatemi sapere quali sono i vostri pezzi preferiti. Io vi dico, non è nulla di che, nel senso che comunque questi colori li trovate anche a della Revolution a 5 euro, però è proprio il fatto di averla di Dior e di togliersi uno sfizio un po' più costoso, perché secondo me nulla è inarrivabile, ecco, diciamola così, perché ho sentito tesserne le lodi. Io questa, se non erro, l'ho vista da Carmen C, però credo che lei abbia preso quella sui toni freddi e io ho preso quella neutra. Comunque dicevo, niente di inarrivabile sicuramente con tutti i brand, tutti i prodotti che escono ogni anno, ogni mese.
sicuramente la qualità delle polveri è stata comunque eguagliata, ecco, però è proprio il fatto di avere un prodotto un po' più lussuoso. Poi col fatto che non acquistavo da tanto, ecco, mi sono voluta togliere uno sfizio. Detto questo, niente, questi erano i miei acquisti. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato nel periodo di settembre. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.